Buonasera, chi si sta connettendo? Questo è un nuovo appuntamento della diretta aperitivo a caratteri. Aspettiamo intanto che si connettano delle persone, poi aggiungiamo i nostri ospiti di stasera. Buonasera professoressa. Mi Buonasera a tutti. Allora, sente innanzitutto bene? sento bene, se posso proporre di darci del tu, mi farebbe molto piacere. Va bene, Francesca. Ok, Ok. grazie. E vorrei scusarmi innanzitutto per il setting non propriamente professionale, ma ho avuto un problema in autostrada di intasamento e quindi non sono arrivata in tempo a casa, scusatemi. Non ti preoccupare, ma sei Grazie. comunque molto, molto presentabile, per cui non c'è problema. Allora, aspettiamo che entri anche Chiara. Ecco, sta Eccola Chiara. arrivando. Chiara, Ecco. buonasera. Buonasera a tutti. Allora, io vi sento bene, vi vedo molto bene. Perfetto. Ok, direi che possiamo iniziare, ma aspettiamo giusto qualche. Ah, siamo già 15. Allora. Buonasera a tutti, io sono Vittoria Mazzieri di China Files. Questo è un altro appuntamento della serie di dirette Instagram dal nome Aperitivo a caratteri, che si iscrive nella rubrica nata in collaborazione tra China Files e l'Istituto Confucio di Milano, dal nome Dialoghi Confucio e China Files. Questa sera in diretta parleremo di innovazione tecnologica nelle aree rurali cinesi e lo faremo con Chiara Bertulesti del Confucio di Milano. Chiara è un'assegnista di ricerca all'Università di Milano e qua in veste di rappresentante del Confucio e di specialista della lingua, quindi benvenuta Chiara. E Buonasera, grazie Vittoria. abbiamo un ospite speciale che è la professoressa Francesca Spicarelli dell'Università degli Studi di Macerata. Buonasera professoressa Francesca. Buonasera Vittoria, buonasera Chiara. Un piacere Buonasera. veramente, grazie per l'invito. Veramente. Bene, allora questa diretta si collega all'ultimo articolo uscito la scorsa settimana che si scrive appunto nella rubrica citata prima. Nell'articolo che trovate sia nel sito web di China Files che su quello dell'Istituto Confucio di Milano si approfondiva il concetto di e-commerce rurale. Si intende la vendita di beni agroalimentari e manifatturieri. La vendita al dettaglio online, ovviamente, prodotti nelle aree rurali della Cina. Quindi stiamo parlando di zone di campagna, tanto quelle delle aree più interne, quindi storicamente meno sviluppate, tanto quelle nelle aree costiere, quindi quelle più beneficiate dallo sviluppo. La cosa che è importante notare è che nell'ultimo anno sempre più persone stanno appunto vendendo prodotti online e diamo un attimo un po' di cifre. Nelle aree rurali risiedono attualmente circa 550 milioni di cinesi, sono il 44% della popolazione. Di questi 13 milioni attualmente, secondo i dati dello scorso anno, vende online, quindi promuove i propri prodotti. Questo perché da circa 15 anni Pechino ha, diciamo, inserito l'e-commerce rurale nella propria strategia, volta a, diciamo, trainare lo sviluppo economico in queste province che da sempre sono altrimenti lasciate un po' indietro. Quindi, sono stati appunto stanziati investimenti pubblici per favorire, la crescita delle piccole imprese agricole e manifatturiere, per permettere loro di entrare nel commercio a dettaglio del web, attraverso appunto sussidi, ma anche corsi di formazione e non solo investimenti pubblici, ma anche le grosse imprese private hanno, diciamo, preso la palla al balzo, anche loro hanno proposto investimenti, corsi di formazione per formare questi contadini per vendere sul web e tra i vari casi noti c'è quello molto conosciuto del colosso tech Alibaba che dal 2009
ha creato questi Taobao, che è appunto la piattaforma di e-commerce di Alibaba, Taobao Villages. Si tratta di villaggi esistenti, quindi amministrativi, in cui circa il 10% delle famiglie residenti è attiva online, o almeno 100 imprese sono attive online, insomma. Io rivolgerei la prima domanda a Francesca Spigarelli. Il discorso è, allora, questa crescita dell'e-commerce rurale ha sicuramente un alto valore simbolico, perché tutti quindi in via, diciamo, ideale possono partecipare alla crescita economica del paese, nessuno escluso, e perché la Cina, scusate, Pechino, Xi Jinping lo ritiene negli ultimi anni ancora di più come, diciamo, una soluzione a un problema annoso per la leadership cinese, che è quello del gap digitale, gap economico tra città e campagna. Quindi ti chiedo, Francesca, innanzitutto partiamo un po' dalle origini. Che cosa comporta questo divario? Come si è originato? Come, appunto, e come Pechino sta tentando di colmarlo? Quali sono state le politiche in merito? Ecco. Sì, grazie Vittoria. Per contestualizzare bene questa situazione legata alle aree rurali, dovremmo in realtà ripercorrere un po' le tappe dello sviluppo economico cinese che a partire dal 78, dalla politica della porta aperta di Deng Xiaoping, ha progressivamente sviluppato la Cina con una politica di attrazione degli investimenti ed in particolare degli investimenti dall'estero. E in questa politica di cambiamento radicale che Deng Xiaoping ha avviato, alcune aree, tipicamente quelle costiere e quelle quindi dell'area più a sud o comunque di quelle che sono oggi le città più sviluppate della Cina, sono state interessate maggiormente e in modo sempre più prepotente dallo sviluppo economico, dal tema dell'urbanizzazione, dalla grande opportunità che il capitalismo con caratteristiche cinesi ha dato a queste aree. Non tutta la Cina è stata da subito investita in questo percorso di sviluppo, quindi per tappe progressive il governo cinese ha cercato di estendere con il suo tipico approccio della sperimentazione e poi dell'estensione, ha cercato di rendere sempre più inclusivo questo percorso di crescita. L'anno scorso abbiamo celebrato i 40 anni dall'avvio delle riforme di Deng Xiaoping e comunque notiamo tuttora delle grosse disparità. Ecco, quando Xi Jinping ha assunto il suo ruolo di direzione della Cina, si è trovato di fronte ad un paese ancora profondamente segnato dalle disparità, nonostante anche i piani precedenti al suo insediamento, piani quinquennali, abbiano cercato di colmare progressivamente questo divario tra lo sviluppo delle aree costiere e lo sviluppo delle province più lontane da queste aree di sviluppo industriale, ma anche le disparità che esistono all'interno delle città. Quindi attualmente e tuttora il tema dei divari, delle disparità nella Cina a livello sociale, a livello territoriale e a livello urbano, le disparità sono il tallone di Achille della Cina, su cui si gioca anche la legittimazione in qualche modo del partito a mantenere una leadership così forte e a portare avanti il suo discorso di trasformazione della Cina entro 2049 in una società pienamente sviluppata. Ecco, il grande sogno di Xi Jinping quando si è insediato, questo sogno, il New Chinese Dream, è stato proprio quello di restituire pienamente lo splendore a quella Cina che per decenni era rimasta esclusa dallo sviluppo economico, dal progresso e comunque dalle relazioni internazionali. E questo percorso ha avuto tante ferite, come abbiamo visto. In 40 anni le ferite sono state grossissime per l'ambiente, sono state moltissime le ferite per la popolazione, anche che però ha comunque beneficiato di un upgrade delle condizioni di vita. Xi Jinping si era dato come obiettivo quello di arrivare al 2021, a 100 anni dalla fondazione del Partito Comunista Cinese, a rendere la Cina una società moderatamente benestante, comunque una società progredita e cancellare in qualche modo la povertà. Queste disparità di cui noi parliamo oggi sono alcune delle disparità, quelle delle aree rurali, che non sono le sole, ecco, questo volevo sottolineare. Le aree rurali sono state sempre al centro dell'attenzione di Pechino, ma non erano prioritarie nel momento dell'avvio della politica dell'open door, perché in quel momento, alla fine degli anni 70, la Cina doveva
essere risucchiata nello sviluppo capitalistico mondiale in qualche modo. Doveva uscire dalla povertà, doveva uscire dall'isolamento internazionale, doveva costruire una base industriale e lo doveva fare rapidamente. E diciamo che questo, in effetti, con i piani quinquennali, con politiche selettive, con tutta una serie di politiche pluriennali, è stato fatto. Perché oggi la Cina, dopo 40 anni, è la seconda potenza economica mondiale, ha dei livelli di esportazione, di investimento diretto in entrata e in uscita che sono elevatissimi e la pongono a livello internazionale. Tra diciamo, le superpotenze, no? Lo vediamo anche nelle interazioni geopolitiche, però le aree rurali ancora e tuttora sono a dei livelli di povertà in qualche modo e di arretratezza sociale e culturale molto importanti. Posso continuare o sto andando troppo? No, Vado, ti lascio ancora un po' di posso, tempo. ecco, dimmi tu perché posso andare avanti 6 ore di diretta, io Sì, io sbagliando. Francesca direi magari di arrivare Sì. fino a uno dei successi che sicuramente citerai, insomma, quello della lotta alla povertà, che comunque Esatto. diciamo. Ecco, in questo percorso di sviluppo cinese che in 40 anni ha effettivamente portato la popolazione cinese, pensate che nel 1980 il 19% dei cinesi viveva nelle aree urbane, nel 2020 è il 64%, quindi abbiamo avuto in 40 anni veramente una migrazione fortissima verso le città, ma non è stata solo una migrazione, è stata una trasformazione radicale del tessuto sociale, del tessuto industriale, dell'economia cinese. Se noi pensiamo a quello che era la Cina anche economicamente nelle città 30 anni fa, è incomparabile con quello che vediamo oggi nelle città cinesi in termini di innovazione, di sviluppo economico che riguarda poi settori all'avanguardia. Chi di voi è stato a Shenzhen o comunque nelle aree del Guangdong c'è uno sviluppo anche di tessuto industriale estremamente all'avanguardia, viene chiamata la Silicon Valley cinese. Ecco, ma in questa migrazione di popolazione dalle campagne alle città, il rafforzamento della base produttiva, ancora siamo a delle situazioni in cui nelle aree costiere il PIL pro capite, il reddito pro capite della popolazione è 3 volte tanto quello delle aree rurali. Quindi diciamo che rispetto a 40 anni fa, Xi Jinping è riuscita ad innalzare il livello di reddito pro capite medio di tutta la Cina. Anche nelle zone rurali c'è un benessere che viene percepito come tale rispetto alla situazione di partenza, ma la disparità è effettivamente grande. Quindi Xi Jinping è riuscito ad alleviare, ad alleggerire la povertà, a prendersi cura della popolazione, a prendersi cura del popolo. È da lì che deriva la sua legittimazione politica. E poi magari Chiara, che essendo esperta di lingua e cultura cinese, ci può anche riportare, insomma, alla radice della cultura cinese, in cui il leader, che sia esso l'imperatore o il partito o il presidente, in questo caso, ha una legittimazione nella misura in cui lui, che è il cielo, si prende cura della popolazione e questo lo fa alleviando le condizioni di povertà. Ovviamente qui parliamo di medie, quindi quando parliamo di reddito medio pro capite nelle campagne 17.000 yuan, magari c'è ovviamente c'è qualcuno che è molto al di sotto di questa cifra e alcuni magari al di sopra. Quindi mediamente, effettivamente, Xi Jinping è riuscito a superare questo tema della povertà. Ed è questo, e poi mi chiudo e mi taccio, che differenzia probabilmente la Cina da altre economie che hanno cercato di innescare processi di sviluppo, di cambiamento. La Cina è riuscita a fare questo percorso di crescita, facendo un lift up, cioè portando sopra un po' tutta la media della popolazione, cosa che ad esempio la Russia o altre economie emergenti, l'India, non sono riuscite a fare. È cresciuto il reddito medio pro capite, ma ci sono punte di ricchi molto spinte, senza che ci sia stata la possibilità di eliminare fasce intere di povertà, cosa che in Cina, nonostante le disparità esistano e gli ultramiliardari sono effettivamente tantissimi, le disparità ci sono. Però lo scalino l'hanno fatto mediamente tutti, ecco. Poi ci ritorniamo, Grazie ma io posso andare Francesca. avanti? Tagliatemi No, voi. Ecco. hai fatto tutto un discorso molto interessante che comunque, diciamo, ci ha portato, no? Hai raccontato questi 40 anni. Io mi rivolgo a te, Chiara,
Magari possiamo iniziare seguendo il filo del discorso, quindi se vuoi illustrarci, in quanto appunto specialista della lingua, i caratteri delle espressioni relative all'e-commerce e magari a qualche politica appena menzionata, appunto la lotta alla povertà, eccetera. Prego. Volentieri, grazie Vittorio. Aspetta che provo a fare. Vediamo se si vede. Si vede? Sì. Ok, allora partiamo con l'e-commerce rurale che è stato menzionato, che poi è anche il punto di partenza del tuo articolo, Vittoria. Spero si veda. Abbiamo questo layout, quindi in mezzo trovate i caratteri, sopra fino, trascrizione fonetica e poi sotto la traduzione. Allora, in questa parola che è composta, a sinistra vedete questo non suen, che sta per campagne, Quindi questa è la parola che identifica le campagne. E poi a destra avete tianzi, shanwu, dove shanwu sta a che fare col commercio, gli affari, i commerciali, e tianzi con tutto ciò che è elettronico, quindi di fatto traduce quel e-commerce, quel i che trovate davanti. Di questa formula, cioè di Tianzi Shanwu, avete poi, troviamo molto spesso l'abbreviazione, ovviamente questo è solo e-commerce, non è e-commerce rurale, ma alla lingua cinese piace abbreviare quando possibile, e quindi da quattro caratteri diventano due, e qui vedete appunto Tian rimane il riferimento a ciò che è elettronico, e Shan è riferimento al commercio. Quindi questa è, diciamo, l'abbreviazione molto, molto utilizzata. Qui ecco, scusate che era dritto, questi sono i villaggi a cui si faceva riferimento prima, i villaggi Taobao, Taobao Villages, e quindi Taobao fa riferimento chiaramente alla piattaforma di e-commerce, e Suan, quel carattere che avevate già visto anche poco fa in Non Suan di campagna, qua si riferisce al villaggio, di solito il villaggio di campagna, quindi il carattere ritorna. E qui abbiamo più o meno la stessa cosa, ma sono i Taobao Township, l'abbiamo mantenuto così, dove Zen identifica un'unità amministrativa un po' più grande, quindi un conglomerato di Taobao Chun, corretto Vittoria? Esatto, sì, infatti giusto per chiarire, i Taobao Township, le Taobao Township, comunque le città Taobao sono città in cui tre villaggi Taobao vicini si sono aggregate per formare questa macro area con gli Perfetto, investimenti. ok. Ok, poi vabbè, qui abbiamo prodotti agricoli, andiamo veloci. Qui non, quel non l'abbiamo già visto prima, non su di campagna, chan, fa riferimento alla produzione, e champin, dove vedete quei tre quadratini a destra, sono i prodotti, quindi ecco qui il termine per prodotti agricoli, no? Sarebbe non sun, champin. Poi, visto che si faceva riferimento al divario, ho selezionato questo, spero si veda. Corro un pochino, Sì. che è il divario digitale tra cosa? Tra città e campagna. Quindi, se scomponiamo, il primo carattere è Cheng di Chengshi, per chi sa il cinese, quindi città, Xiang fa riferimento a proprio alle campagne, Xiangcun, e poi Shuzi, in questo caso indica appunto l'aspetto digitale, e Hongkou è un termine interessante perché si usa appunto per indicare questo digital divide o gap. Però in realtà in origine è un termine che identifica un canale, il canale Hong, nell'odierna provincia dello Henan, che divideva gli antichi stati di Chu e di Han quando siamo nel 200 avanti Cristo, quindi anche un termine che ha un portato storico abbastanza interessante. E poi, visto che si parlava di sviluppo delle campagne delle città, spero si veda, scorro un pochino, abbiamo quest'ultimo termine a destra, che è Fazan, che è lo sviluppo di cosa? Di nuovo le città e le campagne, i primi due caratteri, e poi però abbiamo questo Ronghe, quindi l'idea di uno sviluppo integrato di città e campagne, che è una formula che si trova spesso nei documenti che affrontano queste questioni, appunto per la necessità di garantire uno sviluppo sì delle città, ma anche sì delle aree urbane, ma anche delle aree rurali. Mi sposto brevemente sull'alleviamento della povertà, magari Vittoria, che dici? Sì, sono E d'accordo. prima Francesca nominava la società prospera o moderatamente prospera, perché prosperi ma non troppo, quindi Xiao Kang, quindi Xiao vuol dire piccolo, Kang ha a che fare con questa idea di prosperità, e Shi Hui è la società, e quindi questa è una delle parole chiave del discorso politico cinese ormai, e quindi l'idea di realizzare appunto una società moderatamente prospera per tutti. E
E questo si lega anche appunto alla grande iniziativa, anzi campagna politica di questi anni, cui faceva riferimento molto nel dettaglio Francesca poco fa, dell'alleviamento, messo tra virgolette perché di fatto è un'eliminazione della povertà, però ormai insomma lo chiamiamo così, anche in inglese la traduzione è così. E anche qui è una abbreviazione perché l'ho sciolta, sotto la vedete. Questo tuo sta per by tuo, che vuol dire di fatto liberarsi, di sbarazzarsi di qualcosa, e pinkun, quindi di la povertà. Quindi ecco, questo è il termine. E poi c'è un termine un po' più, diciamo, un po' più complesso, che è l'alleviamento mirato, quello che in inglese viene introdotto come targeted alleviation, poverty alleviation, no? E quindi vabbè, qui possiamo andare veloce. E poi qui spesso si fa riferimento non solo alla povertà, ma alla povertà estrema come appunto primo obiettivo, no? L'eliminazione della povertà estrema. Quindi non abbiamo bai tuo, ma abbiamo xiao chu, che vuol dire eliminare i primi due caratteri, zhe dui vuol dire assoluto, però lo traduciamo appunto come estremo, e di nuovo ecco il pinkun, la nostra povertà. Vediamo se. Vabbè, qui abbiamo lotta contro la povertà, più o meno siamo sempre lì. Anche qui tuo pin, alleviamento della povertà, gun jian zhan, dove questo gun jian zhan è una lotta ma una sorta di attacco, un attacco verso posizioni fortificate dei nemici, quindi anche un termine un po' figurato. Infine, collegandoci un po' alla società moderatamente prospera, qui abbiamo la prosperità e il benessere di fatto condiviso, dove condiviso è quel gun tong, determinante in cinese sempre prima del determinato perché studia cinese, quindi gontong, comune, condiviso, e fui, quindi prosperità, benessere. Posso fermarmi qui. Grazie Chiara, molto bene, molto interessante. Allora, io procederei indirizzandomi un po' sulla questione appunto più dettagliata, ovvero cosa dice Pechino in quanto c'è relazione alla questione rurale. Perché leggendo i documenti, informandoci, insomma, continuano come da prassi a uscire fuori questi slogan. Per esempio, inerente alla questione rurale, Pechino si è impegnato, Xi Jinping l'ha rimarcato soprattutto nell'ultimo, ma non solo, nell'ultimo piano quinquennale, nell'ultimo documento numero uno di inizio anno, a portare avanti questa strategia di rivitalizzazione rurale, che include, diciamo, tutte quelle azioni menzionate prima, quindi lo sviluppo dell'e-commerce, ma anche giustificava tutti i tentativi di poi riusciti in realtà di diffondere internet in tutta l'area nazionale. Tra l'altro i numeri sono, sembrano almeno da quello che emerge nei dati ufficiali, altissimi. Il 70% dei cinesi possiede uno smartphone, scusate, anche internet in generale è molto diffuso, addirittura certe stime parlano dell'85-90%. Allo stesso modo subentrano nuovi slogan tipo tre questioni rurali, quindi l'interesse so che sottolinea appunto ancora Xi Jinping negli ultimi anni verso l'agricoltura, gli agricoltori, le aree agricole. Io Francesca ti voglio chiedere che cosa è emerso effettivamente nell'ultimo piano quinquennale, quali sono i punti, perché questa campagna, cioè la povertà è stata, almeno quelle estreme, è stata eliminata, queste sono le dichiarazioni, però il gap non accenna ancora a diminuire, anzi, secondo, se non sbaglio, alcune analisi, si sta allargando, la ricchezza non è distribuita in maniera adeguata. E la campagna quindi ritorna come punto centrale e proprio nell'ultimo piano quinquennale la si trova in molti punti, ecco, se non sbaglio. Nel 14° piano quinquennale, che è quello che è stato appena varato e lanciato dal governo cinese, la questione delle aree rurali assume un ruolo effettivamente molto molto importante. Questo perché, come dicevamo prima, i divari sono diventati il tallone d'Achille della Cina. Se in passato potevano essere tollerati in qualche modo, ora, in una Cina che si proietta a diventare una società pienamente sviluppata, questi divari vanno colmati, sia per un discorso di tenuta sociale, legittimazione politica e comunque benessere diffuso che deve essere garantito
per una armonia a cui il governo cinese non può rinunciare. Dall'altro lato è anche un problema di tenuta economica, lo vediamo anche nei nostri territori, in Italia, in Europa, i divari diventano fonte di dissenso politico, di problemi radicati di tipo sociale, economico in senso lato. E quindi la Cina ha posto l'area in qualche modo rurale al centro del suo dibattito e dei suoi piani. E come fa sempre la Cina, lo ha fatto a 360 gradi. Contestualizziamo quello che è previsto per l'area rurale, qui, come giustamente hai detto te, è indicato un rilancio a tutto campo, e le parole ovviamente nei piani cinesi hanno assolutamente un senso ben preciso, non sono casuali. Questo rilancio a tutto campo va visto nella logica dei temi centrali della sostenibilità, che già nel 13° piano quinquennale era molto ampio, sostenibilità ambientale innanzitutto, ma anche sostenibilità proprio sociale. C'è il tema della digitalizzazione e della innovazione tecnologica, di cui la Cina già nel piano precedente, col piano Made in China 2025, aveva dichiarato di voler diventare leader indiscusso a livello mondiale sul fronte dell'innovazione. E c'è il tema della alfabetizzazione in senso lato della popolazione rurale, che passa anche per la digitalizzazione in questo senso. E quindi nel 14° piano quinquennale troviamo vari elementi, da quelli più di concetto e di valori a quelli più specifici e molto dettagliati. Tagliati. Pensiamo ad esempio, e poi ve lo contestualizzo se c'è tempo, che tra le aree che la Cina intende sviluppare maggiormente per rinnovare il suo modello di sviluppo economico c'è quella dei consumi interni. Quindi cercare un modello di sviluppo che sia molto più orientato all'interno, che faccia leva sulla capacità di consumo dei cittadini cinesi. Più consumi significa più produzione, significa più prodotto interno lordo, quindi più consumi significa una Cina che fa forza su se stessa per crescere e non solo e più esclusivamente sulle esportazioni. Ecco, per rilanciare questo tema dei consumi diventa fondamentale, vi leggo alcune tra le 4 misure principali per sviluppare il mercato dei consumi in senso lato, è previsto lo sviluppo del mercato nelle aree rurali, il potenziamento dell'e-commerce anche live stream, e i community group shopping. Questo C'è un po' un problema con la linea, vediamo se si ristabilisce la connessione. Vediamo. Allora, vogliamo magari ecco. Vediamo. Allora, intanto che la recuperiamo, Chiara, che dici se andiamo avanti con i termini, magari esatto quelli che ho accennato Ovviamente. io, così Sì, nel mentre ha allora. tempo di Ok, rientrare. allora, visto che menzionavamo il 14° piano quinquennale, partirei da quello, un Sì, attimo di giro. giusto. Allora, qua abbiamo il 14° piano quinquennale, questa anche qui è un'abbreviazione, il termine è, la formula è quella che vedete sotto, non ho messo fini in trascrizione fonetica, ma vi guido io, quindi l'abbreviazione è SHIS 14U5, quindi 14-5. In realtà è un'abbreviazione della formula, appunto, 14° piano quinquennale, dove è SHIS GE UNIAN GUI HUA, quindi 14° UNIAN 5 GUI HUA piano, quindi il piano quinquennale. Questo è, quindi quando vedete questi tre caratteri messi insieme si riferisce al 14° piano quinquennale. Poi prima nominavate la strategia di rivitalizzazione rurale e quindi vi faccio vedere anche questa. Qui strategia Zanlue, gli ultimi due caratteri che vedete sulla destra, Zhenxing è rivitalizzazione e ancora una volta qui abbiamo Xiangxun, che è un termine appunto bisillabico per identificare le campagne e le aree rurali e quindi appunto qui come aggettivo rurale. Anche questa è la formula nel discorso politico, è la formula ufficiale per questo. Poi vediamo, Vittorio, hai nominato le tre questioni rurali, giusto? Sì, esatto. Eccole qui, le tre questioni rurali. Abbiamo Tan di 3,
quindi il primo carattere a sinistra con i tre tratti orizzontali, no, che ormai forse avete imparato a riconoscere per le campagne, UNC può essere problema ma anche questione, quindi qui lo traduciamo come questione e sotto ho riportato a cosa si riferiscono queste tre questioni rurali, che sono non je, non ho messo trascrizione ma leggo io, non suen e non min, quindi agricoltura, campagne e contadini. Quindi queste sono le tre questioni rurali a cui si fa riferimento. Qua ci è tornata Francesca, Vediamo un vedo che ha po'. scritto. Sì. Ok. Vediamo. Vediamo un attimo. Scusami se ti interrompo, Chiara. Figurati, fai. Allora, proviamo a riaggiungerla. Eccola. Scusate, il bello della Perché? diretta, si è spento il cellulare dicendo che Esatto. era troppo caldo. Non lo so, ma Ah, non era caldo, quindi ecco. scusatemi, il bello della diretta. Niente, L'abbiamo avute tutte le non ti sfortune in questo. preoccupare. Vittorio mi è testimone di tutto. Ci manca l'invasione delle cavallette da mercoledì che cerchiamo di fare queste cose. Esatto, non Ecco, ti preoccupare, sì. guarda. E Chiara, vuoi finire quello che Sì, stavi sì. facendo e poi torniamo alla risposta? No, in realtà secondo me potete andare avanti Benissimo. perché mi inserisco dopo, tranquilli. Benissimo. Prego. Ecco, quindi insomma, volevo porre alla vostra attenzione il fatto che tra le quattro azioni principali per rivitalizzare i consumi ce n'è una dedicata proprio alle aree rurali e altre due che sono comunque strettamente connesse ai temi che avete trattato nell'ambito degli scritti che sono stati richiamati su Cianefai, sul manifesto, quindi il tema del online, del digitale applicato alle aree rurali, perché il digitale tra l'altro ha consentito durante la pandemia, di salvare moltissimo i consumi cinesi perché la diffusione ampissima del cellulare e anche la potenza del 5G in Cina hanno fatto sì che durante la pandemia, i consumi online si espandessero tantissimo e diciamo, la chiusura che c'è stata degli esercizi commerciali in Cina è stata meno sentita dal punto di vista dei consumi, quotidiani perché c'era tutto un network, diciamo, di consumi online che già, chi è stato in Cina lo sa, già l'acquisto online è molto più evoluto rispetto a noi, all delivery, a casa, no? Di quanto non lo era prima, della pandemia. Arrivare alle aree rurali con il digitale, significa sanare una parte di quei divari. E tra l'altro durante la pandemia si è anche dimostrato come il tema stesso della salute sia stato gestito grazie alla tecnologia che nelle aree rurali è arrivata con gli internet hospital, la consultazione online. Quindi questo tema della digitalizzazione delle campagne viene gestito a tutto tondo proprio perché digitalizzare quelle aree, aumentare il livello di conoscenza dell'uso delle tecnologie degli abitanti delle aree rurali e potenziare lì le tecnologie stesse, consente di sanare tanti dei gap sui consumi, sull'accesso alla salute, anche all'educazione, ad esempio. Cioè, fino a prima della pandemia, anche in Cina, il tema dell'educazione e dell'accesso a servizi educativi di qualità era un tema molto discusso e dibattuto, per cui per andare nelle buone scuole, nelle ottime strutture, bisognava spostarsi fisicamente. Con la pandemia, l'online e la digitalizzazione ha portato nelle aree rurali anche un maggior benessere dal punto di vista dell'accesso alla cultura e ai servizi educativi. Quindi il sistema dei consumi diventa centrale. Più consumi significa più produzione in un meccanismo, no? Più si consuma, più la produzione sale. Se la produzione sale, aumenta il lavoro e quindi aumenta la possibilità di accrescere il benessere di queste aree. E come vi avevo detto prima, nella esaustività in qualche modo delle politiche cinesi, ci ritroviamo tanto nel 14° piano quinquennale, in cui si prevede anche il tema, ad esempio, della maggiore produttività del suolo, della coltivazione. Quindi è necessario migliorare il livello di tecnologia, utilizzata in agricoltura per avere anche dei suoli che generano maggiore produttività. La rarità delle terre coltivabili in Cina è un problema rispetto alle esigenze della popolazione, quindi c'è anche un tema di approvvigionamento del food, del cibo. Quindi
Quindi migliorare la produttività delle aree agricole significa anche avere maggiore disponibilità di derrate alimentari per i cinesi stessi. E infatti troviamo tra le varie industrie prioritarie da sviluppare lungo il piano 14esimo, è stata proprio inserita tra le poche industrie prioritarie, quelle selezionate, anche l'agricultural machinery, quindi tutto quello che è il macchinario applicato nel tema dell'agricoltura. Questo settore, tra l'altro, è tra quelli agevolati nell'attrazione degli investimenti dall'estero. Quindi la politica di questa apertura dell'open door di cui abbiamo parlato prima si è resa estremamente selettiva nel corso degli anni. Adesso, tra quei settori che ancora trovano convenienza, diciamo, ad investire e collaborare con la Cina, c'è anche quello della tecnologia applicata all'agricoltura. Questo si collega anche alle tecnologie per ripulire suolo, aria, acqua, tutti quegli elementi della natura che anche nelle zone rurali sono state devastate dall'inquinamento. E quindi nel 14esimo piano quinquennale c'è proprio questo rilancio del tema delle aree rurali in cui è necessario portare maggiore produttività, come ho detto prima, maggiore qualità del cibo affinché la Cina sia anche self-sufficient, in qualche modo autosufficiente rispetto all'importazione di prodotti dall'estero. Questo richiede nuovi macchinari, richiede una modernizzazione che passa anche per la digitalizzazione. Quindi più terre coltivabili, cibo più sicuro, cibo prodotto in Cina, ma di qualità e di una certa tipologia. Che soddisfa le esigenze di una popolazione che cresce, ma che ha anche sempre più demanding in termini di qualità del cibo, e tutto ciò dovrebbe portare alla fine ad un sistema che garantisce maggior reddito anche ai cittadini delle aree rurali. E, tra l'altro, il tema dell'urbanizzazione va a braccetto con quello dello sviluppo delle aree rurali, perché molte città non riescono ad assorbire ancora e tanto trasferimento di persone dalle campagne, sebbene ci sia l'obiettivo di arrivare a circa il 70% di popolazione residente nelle aree urbane entro il 2030. Quindi l'obiettivo è non di svuotare le campagne, di lasciare dei presidi che vengono serviti in qualche modo con la tecnologia di tutta una serie di opportunità. Sviluppare il reddito in queste aree e i consumi però non può prescindere dall'uso della tecnologia, come giustamente avete sottolineato nei vostri articoli. E quindi l'e-commerce e in generale il tema della digitalizzazione dei servizi. Francesca, non ti sentiamo più. Mi sentite? Mi sentite? Sì, adesso sì. No, un piccolissimo passo indietro. Questo 14esimo piano quinquennale segna un po' una svolta nella crescita cinese, perché è proprio il piano in cui la Cina dichiara formalmente e mette per, diciamo, mette una serie di azioni coerenti a supporto di questo, dichiara formalmente di puntare sulla Dual Circulation Strategy, cioè su una strategia a doppio binario. Cioè la Cina vuole continuare ad essere dual perché è apertura verso l'esterno, ma una Cina sempre più forte al suo interno. Quindi la Cina da un lato ha come strategia quella di continuare a fare commercio con l'estero, investimenti da e per l'estero e ad essere un leader internazionale. Dall'altra parte, maggiore capacità di far leva sulla sua popolazione, sui suoi vantaggi competitivi, sulla sua capacità di innovazione per crescere in autonomia. E quindi più consumi, più investimenti interni alla Cina. Ecco, tutto questo modello, ha come variabile fondamentale la crescita del reddito medio dei cittadini cinesi, medio, con un trasferimento sempre più forte o dal centro alle periferie, o quantomeno dalle fasce più ricche a quelle meno abbienti. E questa redistribuzione la Cina la sta facendo anche attraverso la concessione a queste aree di maggiore opportunità, il digitale, l'e-commerce, l'istruzione, la sanità, la formazione. E quindi diciamo che è un discorso un po' di ribilanciamento del modello di sviluppo. Senza queste aree un po' portate verso livelli di sviluppo più qualitativo, diciamo, più
che maggiormente guardano agli stili occidentali, la Cina non può porsi come una superpotenza internazionale, non avrebbe, diciamo, le fondamenta giuste. È vero. Chiara, vuoi aggiungere qualcosa in merito a espressioni rilevanti? Sì, in realtà abbiamo molte delle parole che ha nominato Francesca, quindi partirei da una delle ultime che ha menzionato, che è la doppia circolazione, no? Faccio scorrere. Quindi da un lato qui abbiamo la doppia circolazione nazionale e internazionale, ho scritto. I primi due caratteri si riferiscono proprio a ciò che è interno, interno alla nazione, letteralmente guo, nazione, e nei vuol dire dentro, quindi appunto nazionale. E poi abbiamo quasi internazionale, invece questo shuang che appunto indica doppio duale e shunhuan che indica questa idea del circolo, di qualcosa che si muove, quindi la doppia circolazione a cui si faceva riferimento. Poi un termine un po' più, una formula un po' più generica, anche qui provo a far scorrere, nui e la modernizzazione, nong sun, le campagne e xiandai hua. Xiandai è nei tempi moderni la modernità e qua è questo suffisso che realizza un po' il nostro izzare, izzazione, quindi la modernizzazione. E questo è un documento che ad esempio, scusate, è una formula che si ritrova ad esempio nel documento numero 1 a cui facevate prima riferimento. E poi per quanto riguarda la questione della digitalizzazione, abbiamo questo termine che è di fatto agricoltura intelligente, smart agriculture. E zhuhui, questo zhuhui indica proprio la saggezza, l'intelligenza intesa come saggezza, e noi agricoltura di nuovo, quindi ecco qui la nostra smart agriculture. E qui un po' più in generale la campagna digitale, nel senso campagne digitalizzate in questo senso, anche qui shu, zhu, e poi di nuovo le campagne che sono già apparse in alcune formule, quindi queste xiang cun. E qui sempre per il discorso appunto della digitalizzazione. E poi prima Francesca menzionava l'importanza delle terre coltivabili, no? E nei documenti ad esempio si ritrova questa protezione delle terre coltivabili, dove terre coltivabili sono i primi due caratteri, questo gondi, di è proprio la terra, il suolo, e baohu, salvaguardia, protezione anche non so, per la protezione dell'ambiente si utilizza questo verbo. In questo caso in sostantivo. E poi magari, visto che si faceva riferimento, anzi Francesca faceva riferimento ai prodotti agricoli, alla questione della sicurezza alimentare anche, ho selezionato queste, una, ma in realtà sono due, vedete, dove il termine diciamo più generico per sicurezza alimentare è questo liang shi an cuan, dove liang shi si riferisce di fatto ai cereali, al grano, ma poi per estensione al cibo, agli alimenti in senso lato, e an cuan è la sicurezza. E poi sottomesso questo shipping, che significa sempre sicurezza alimentare, ma un po' più specifico sui prodotti. Quei tre quadratini li abbiamo già incontrati, si riferiscono proprio ai prodotti, e prodotti, quali prodotti? Quelli alimentari, il primo carattere, quello sh. E poi abbiamo un ultimo termine, di nuovo la qualità dei prodotti agricoli. Qui qualità sono gli ultimi due caratteri, quindi zi, lea. È la qualità di che cosa? Dei non agricoli, champin, i prodotti agricoli, quindi la qualità dei prodotti agricoli, si dice così. E direi che ho finito. Bene, allora direi che possiamo indirizzarci verso la fine, giusto per dar tempo a qualcuno, se magari sono presenti appunto persone che vogliono insomma, mandare avanti qualche dubbio o domanda, quesito. Vorrei solo aggiungere una cosa che potrebbe essere anche interessante da sapere, o comunque qualche aneddoto quasi divertente in relazione a quello che tu hai appena detto. Chiara riguardo la sicurezza, appunto hai ribadito il discorso della sicurezza e della qualità. Ci sono dei casi di start-up in Cina che hanno ideato e anche messo in pratica degli sviluppi che sono quasi così futuristici, impensabili. Per esempio, dei bracciali applicati ai polli o altri animali da allevamento che monitorano la loro, diciamo, prestanza fisica e mediante uno dei ennesimi QR code il consumatore, che è sempre un consumatore della classe media, insomma, di città, può, diciamo, scansionare, visionare attraverso il web il ciclo di vita di questo pollo e, insomma, assicurarsi che ciò che mangia sia di qualità accettabile. Ecco, secondo me
Sì, Esempi come questo sono, no, molto. noi stiamo ad esempio studiando all'università con alcuni progetti europei l'utilizzo delle blockchain nel settore alimentare e la Cina è uno dei paesi più avanti nello sviluppo di queste blockchain proprio per garantire la tracciabilità del cibo. Quindi la collaborazione con i cinesi sul fronte della tecnologia in questo momento è fondamentale. Sono a livelli ancora più evoluti rispetto a noi, proprio perché c'è questa spinta fortissima del governo e le politiche di supporto sono tantissime, quindi gli stimoli, gli incentivi fiscali, finanziari, c'è una spinta molto molto forte in questo momento sul tema della digitalizzazione dei consumi e delle aree rurali. Quindi io non so se la povertà la riuscirà effettivamente a sradicare totalmente dalle campagne, se Xi Jinping riuscirà ad aumentare il livello in qualche modo di sviluppo in modo rapido e su tutto il territorio, su tutta la popolazione. Però quello che vi posso dire è che le politiche che sono state messe in campo sono molto chiare e molto dirette su questo obiettivo. Quindi monitoriamo questo tema perché io credo che, come in molti altri campi, la Cina potrebbe sorprenderci e fare dei passi in avanti che neanche ci immaginiamo. Io faccio sempre l'esempio del settore finanziario. Quando vivevo in Cina 2012-2013, nessuno che ti accettava una carta di credito, un banco, non bisogna andare a ritirare i soldi, mazzette così perché ogni 100 yuan ci fai poco, insomma. Adesso i soldi, se cerchi di usarli, non te li prende più nessuno, ma non perché la carta di credito o il banco, ma sono usati perché c'è il riconoscimento facciale o il cellulare per pagare e questo nel giro di 7-8 anni ci hanno superato moltissimo nel sistema finanziario in qualche modo. Ecco, questo è un esempio della Cina che ti sorprende su alcuni ambiti dell'innovazione. Quindi forse la tecnologia riuscirà a fare quello che senza la tecnologia probabilmente Xi Jinping ci avrebbe messo il 6 volte il tempo necessario per portare un certo livello di benessere o di sviluppo, di acculturazione in qualche modo digitale in quelle aree. Benissimo, Non so se ci sono grazie. domande. Io non vedo nessuna domanda, ma grazie insomma a chi ci ha seguito, è stata una diretta piena di spunti interessanti e spero che chi la guarderà insomma beneficerà di tutte queste informazioni che avete, che abbiamo dato. Quindi vi ringrazio per la collaborazione e questo è Grazie tutto. mille. Io mi scuso per gli imprevisti e vi ringrazio per la pazienza, ecco. Grazie a te Grazie. Francesca, grazie Chiara, buona serata a tutti. Grazie. Ciao. Buona serata, arrivederci. Arrivederci. Ciao, ciao. Arrivederci.